Ok, finalmente a disposizione tutte le armi super segrete di Ravenfield, la mega mitragliatrice, la trombetta, wow che figata che è, e la super Hydra, che fa un disastro incredibile. Siamo pronti a conquistare l'ultimo checkpoint e a vincere questa battaglia. Ok, salve a tutti, sono Spigioco e bentornati in Ravenfield. Oggi siamo qui perché l'ultima volta abbiamo sbloccato tutte le armi segrete del gioco e oggi siamo qui per testarle, per giocare delle partite con un sacco di bot. Guardate quanti bot ho messo, anche in questo caso esagerato alla grande, perché voglio mettere veramente alla prova queste armi. E sono adesso qui con il Patriot, un fucile d'assalto veramente, veramente OP, che sperimenterò subito contro i miei avversari blu. Siamo nella modalità battaglione, quindi chi fa più kill e riesce a eliminare i battaglioni nemici, la nazione già sono in difficoltà, riesce a eliminare i battaglioni nemici, si porta a casa questa vittoria. Dai, 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 no, 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 no. E sono dietro di me, già mi hanno preso le spalle. Stanno arrivando veramente da tutte le direzioni e ovviamente questa invasione in grandissimo numero dei nostri nemici è veramente spettacolare. Ma ancora più spettacolare è la precisione e la cattiveria di questo Patriot. È la prima arma che provo oggi e già sta dimostrando quanto potenti sono queste armi super rare e segrete all'interno di Ravenfield. Mio Dio, come li tira giù bene, è uno spettacolo. E ora il nostro obiettivo ovviamente è quello di farli fuori tutti. Oh yes, perché ci hanno circondato, ci hanno conquistato dei checkpoint e assolutamente dobbiamo farglielo pagare. Mio Dio, è quasi un cecchino questa cosa. Quanto riesce a sparare? Ah, la madonna, mettati davanti a me, ciccio, che ti faccio male. L'unica preoccupazione di questo fucile sono le munizioni, che non sono infinite, a differenza della mitragliatrice gigantesca che proveremo fra poco. E quindi, in effetti, ogni tanto dovremo fermarci per fare un pochino di provviste. Dannazione, dannazione, sono tantissimi. Non so se riusciremo a conquistare facilmente questo ponte. La cosa si sta facendo parecchio tosta. Dai, 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 sono sul ponte, stiamo avanzando, sta andando tutto bene. Per favore, cerchiamo di mantenere la calma e avanziamo verso il checkpoint avversario. Piano piano, buono buono, ce la possiamo fare. Eccoci, siamo! Siamo riusciti a sorpassare il potente. Un'azione piena di nemici ovunque. Ok, devo utilizzare questi muretti come copertura. Devo arrivare alla loro bandiera senza farmi sgamare. Ok, piano piano piano, cerchiamo di tenere copertura. Questo fucile è ottimo a distanza, ma anche da vicino è veramente veramente letale. Quindi approfitterò delle sue incredibili caratteristiche per... oh no, ma sono dovunque, sono dovunque. Ci sono da tutte le parti. E beccati questo anche tu, cosa stavate duellando voi due? Ok, ok, piano piano, no, sono dappertutto. E i miei compagni non mi forniscono abbastanza copertura. Dove diavolo siete finiti? Ah, ok, ok. Con molta calma, forse ce la faccio. Forse riuscirò a conquistare questa bandiera da solo. Ma devo essere assolutamente calmo e soprattutto stare attentissimo. E voi beccatemi questo! Guardate, stanno camperando la bandiera che devo prendere. Ok, tutto con calma, tutto con calma, ce la posso fare. Una bella esplosione. Devo stare assolutamente lontano da quel postaccio, perché a quanto pare c'hanno la granata facile. Ma ora beccatemi questo! Oddio, sono tutti spaesati, sono appena spawnati e non sanno nemmeno dove mirare. Ogni tanto l'intelligenza artificiale lascia abbastanza a desiderare, soprattutto quando sono confusi dalla presenza di altri soldati rossi e non sanno a chi sparare. Mentre so benissimo che tu devi andare giù, ciccetto, perché volevi provare a prendermi alle spalle, ah? Ogni tanto sono delle pippe questi bot, ma ogni tanto invece veramente ti colpiscono quando meno te l'aspetti. Bisogna sempre fare attenzione, ma ormai questo punto di controllo è nostro. Mancano le ultime kill e sarà praticamente nostra la partita. Yes! Ce l'abbiamo fatta, abbiamo conquistato questo punto di controllo e l'intera partita. Ragazzi, ho scoperto una cosa molto strana e particolare che non sapevo prima sulle armi rare e super segrete di questo Ravenfield. A quanto pare, per qualche strana ragione, nonostante avessi raccolto la mega mitragliatrice nella partita scorsa, non me l'ha sbloccata completamente. Quindi ora andrò a intanto procurarmi la mitragliatrice, poi assaltare i miei nemici in barca, in qualcosa che normalmente non faccio mai in Ravenfield, perché la barca è uno dei mezzi meno utilizzati. Ma questa volta partiamo all'assalto con cattiveria. Ed eccoci qua, sud-ovest dell'isola, dove dovrebbe esserci, oh yes, la mega mitragliatrice. Ho trovato l'HMG e adesso i miei nemici dovranno soltanto temere i miei grossi proiettili. La cosa molto figa poi di quest'arma è che ha munizioni infinite, ma aspettate, aspettate, perché ho visto una piccola creaturina che posso shottare con la mia potente Hydra. Infatti, oltre a mostrarvi la mega mitragliatrice, ho anche questa Hydra. Un'attenzione, si è nascosto dietro la cassa. Una sorta di lanciamissili a ricerca, uno Stinger in pratica, se non sbaglio, con cui dobbiamo prima targettare i nemici e poi possiamo sparare loro
incredibili missili a ricerca. Ma per il momento, finché mi continuano a scappare così, eccone uno, l'occasione della vita. Dai, prendiamola all'interno del nostro mirino e fuoco! Inseguitelo e boom! Abbiamo beccato la grande. È un'arma veramente fantastica perché ogni tanto, sì, aerei e elicotteri riescono a schivare i nostri missili, ma molto spesso sono tante kill assicurate. E ora andiamo di mega mitragliatrice per fare un po' di piazza pulita pure qui. Ha un rinculo pazzesco, ma è veramente forte, ok? Quest'arma è la più devastante, forse, fra le quattro armi che abbiamo. Beh, l'Hydra teoricamente è la più potente, però la possiamo utilizzare soltanto contro i veicoli e ovviamente anche gli aeroveicoli. Ma per ribata, dannazione, le granate, quanto le odio. Ok, siamo ancora vivi, possiamo recuperare la situazione. Imbracciamo la nostra mega mitragliatrice perché dietro di noi e anche davanti ci stanno saltando da ogni posto. Ma porca miseria, sì, penso di riuscire a gestire questa situazione, ma perché mi devo ficcare sempre in questi casini? Vabbè, non pensiamoci e partiamo all'assalto, gente, perché ci stiamo avvicinando piano piano al campo base nemici. Oh yes, grazie, è arrivato un missile che li ha fatti saltare tutti. E qui dovrebbe esserci da qualche parte un tank nemico. Ah, dannazione, sta già scappando. Porca miseria, ho tirato fuori l'Hydra nel momento sbagliato. Devo assolutamente allora pushare con la mia super mega mitragliatrice. Ah, porca miseria, sono a terra, ma sono ancora vivo. Dicevo, devo pushare con la mia mega mitragliatrice, ma ogni tanto quando capita qualche bel elicotterino così, non ci credo, ha schivato tutti i missili. Avete visto, vi ho detto che ogni tanto è possibile che con qualche manovra stranamente evasiva ce la facciano, ma questi dovrebbero andare a segno. Sì, l'ho pigliato. Adesso cadrà. Ecco, quella è stata l'esplosione fantastica che ha fatto cadendo a terra. Purtroppo non me la sono potuta godere, ma gente, quell'elicottero è caduto a terra ed è stato soltanto grazie alla potenza dell'Hydra che siamo riusciti a farlo. E tu cosa fai? Dici, oh, piano. Non sai atterrare benissimo, non te l'hanno insegnato come si fa alla scuola di volo. Prendiamo copertura. Ok, ho switchato un attimo il Patriot perché mi viene molto più comodo alla lunga distanza. Ma c'è la mitragliatrice qui, non è che posso utilizzare al posto della mia. Vediamo come funziona, perché al posto della mia mega mitragliatrice potrebbe, funziona anche meglio. Perché, no, pieno di gente. Perché a quanto pare le mitragliatrici stabili, quelle piantate sulle macchine, sono molto più precise rispetto a quella che mi porto in giro. Ma anche quella che mi porto in giro ovviamente super OP, perché appunto è mobile, la posso portare ovunque. No, lasciatemi in pace. Nonostante le nostre piccole disavventure, le cose stanno andando piuttosto bene e ho l'occasione per mostrarvi un'altra volta boom, la nostra Hydra. Infatti questo è il nostro obiettivo, mostrare un sacco la potenza di queste nuove super armi. E sono ritornato alla mega mitragliatrice. E tu fammi provare questi cannoni, voglio vedere come funzionano. Non ci sono proprio adesso che stavo provando l'antiaereo. Ok, eccoti là. Mio Dio, quanto pare questi cannoni antiaerei utilizzati contro i fanti sono piuttosto efficaci, soprattutto contro i miei. E state lontani che devo sparare, cicci. Anche se me li immaginavo più devastanti. Tu cosa fai? Oh, yes! Dammi il quad! Oh, che schifo, c'è ancora il suo cadavere qui, sto guidando sopra il cadavere. Vabbè, fa niente, andiamo avanti così, sarà il mio nuovo compagno di viaggio. Mi sono fatto una gitarella veloce in quad e già le cose stanno precipitando, stiamo rischiando di essere schiacciati da questo. Avete visto cosa ha fatto? A quanto pare questa mega mitragliatrice riesce a shottare anche i tank se spariamo con abbastanza convinzione. E qui intorno sento un elicotterino che non dovrebbe stare. Vieni qua, ciccetto. Boom! Ok, un missile dovrebbe essere passato. Yes! L'ho pigliato. Voi non l'avete sentito, ma io ho beccato l'hit marker su quell'elicottero che dovrebbe essere precipitato da qualche parte. E anche tu, caro mio, ti farai una triste fine fra poco. Pop! Yes! Pigliati qua. Oh no, non è completamente morto. A quanto pare è abbastanza coriaceo. Un'altra smitragliata dovrebbe andare giù alla grande. Oh yes, guardate come vi faccio saltare in aria i carri armati senza alcun problema. Oh porca miseria, mi hanno lasciato con uno sputo di vita, 7 di vita, ma sono ancora vivo e posso vendicarmi. Dove siete, stronzi? Dove siete? Eccoli là, stanno provando a invadere il mio checkpoint senza essere autorizzati. E tranquilli piccolini, non vi autorizzerò mai. Al massimo vi autorizzo con i miei proiettili. Mio Dio, gli abbiamo veramente fatto le chiappe in questa partita. In pratica hanno soltanto un checkpoint rimanente. Noi ne abbiamo 4 e loro 1. È praticamente in basso, a sinistra della mappa, e dobbiamo andare a conquistare. No! E voi non ci riprendete questo checkpoint. Voi dovete morire senza neanche un checkpoint rimanente. Questo è il mio obiettivo per questa incredibile giornata su Ravenfield. Eccoli qua, gli stronzetti. L'ultimo checkpoint di cui... Oh no, stanno avanzando. Io non vi ho nemmeno visti perché sono particolarmente stupido. Ok,
Ok, a quanto pare, gente, questo è l'ultimo checkpoint che rimane loro. E nel giro di qualche kill dovremmo riuscire a tirare giù gli ultimi battaglioni e vincere questa partita. Oh yes, guardate come cercano di difenderlo a tutti i costi. Ma io ho la mega mitragliatrice super segreta e non c'è scampo per nessuno. Fate esplodere quel carro armato. È nostro, ok, ma l'esplosione di quel carro armato farà un sacco di vittime fra gli avversari. Infatti, ecco la nostra vittoria. Ma ora, gente, si va di trombetta. Ma siamo prontissimi a fare la differenza questa volta su un'altra mappa, una mappa innevata. Farà differenza sul campo di battaglia con la nostra trombetta strombazzante da stadio. L'abbiamo sbloccata nello scorso episodio, ma oggi la proverà. Dannazione, mi stanno già sparando. Lasciate che mi avvicini e vedrete che razza di disastro vi combino. Dai, vieni qua, ciccetto, vieni qua, vieni qua. Giù dalla scarpata, è finito. È straordinario quest'arma, soprattutto perché può shottare una quantità incredibile di nemici. Cioè, non ti avevo nemmeno visto. Non è che li shotta direttamente e li uccide, ma li indebolisce, li fa cadere a terra. E poi con un bel colpo in testa si può risolvere la cosa. Vediamo se riesco a farti... No! Granate! Porca miseria, però ci rendi anche incredibilmente vulnerabile al fuoco avversario se non stiamo molto molto attenti. Però voglio giocarmela un pochino tanto con questa trombetta. Vediamo se vi riusciamo a fare qualche bello scherzo. È stupenda come cosa. È forse una delle migliori armi di Ravenfield. Non in quanto efficacia, ma in quanto a divertimento. È stupenda. Questo checkpoint sarà mio in nome della trombetta. No, cacchio, sono spawnati tutti qua. Porca miseria. Rimanete a terra. Non provate ad alzarvi. Non provateci neanche per scherzo. No, non spararmi. Ma ce la possiamo fare, gente. La trombetta è con noi da patente. Yes. Guardate che razza di disastro riesco a fare. Ovviamente in una mappa con così tante persone forse la trombetta non è nemmeno sta gran cosa. Perché mentre strombazza uno dietro di me mi impallina. Ma se fossimo in pochi, questa trombetta sarebbe ancora più devastante. E cosa vedono lì i miei occhietti? Un carro armato. Gli facciamo una bella sorpresina? Pop! Oh, mi sono fatto esplodere da solo. Mio Dio, se è devastante questa posizione da mega mitragliatrice. Altro che quella che ho io, che è tutta ballonzolante. Questa sta bella ferma. È una precisione incredibile, gente. Wow, eppure sono uguali, guardate. Sono la copia sputata l'una dell'altra. Ma, gente, quando ce l'abbiamo fissa è molto molto meglio. E adesso, gente, per questa battaglia ho intenzione di lanciare una grandissima sfida, quella di riuscire a conquistare tutti i checkpoint. Una cosa veramente veramente difficile da fare in Ravenfield. Ok, stiamo giocando contro l'IA è spesso stupida, ma comunque estremamente difficile. Beccatevi questo nel frattempo, perché anche i nostri alleati sono particolarmente stupidi. Il nostro obiettivo è quello di catturare tutti i checkpoint, quindi vincere 5-0, impedire ai soldati nemici di respawnare. Quindi, armati della nostra mega mitragliatrice, partiamo per questa incredibile missione. Veramente, se ce la faccio, posso anche considerarmi un po' un pro di Ravenfield, perché è veramente, veramente tosta da fare. Però siamo già partiti con un buon vantaggio, perché fino adesso abbiamo conquistato 4 checkpoint su 5. L'avversario ne ha soltanto uno, quindi... Ah, porca miseria! Quindi dobbiamo dirigerci soltanto verso il checkpoint e muori tu! Cosa vuoi? Questo bastardello stava provando a riprendersi un checkpoint. No, caro mio, dovrei passare sul mio cadavere. E non ce l'hai fatta per questa volta. Dobbiamo puntare al checkpoint avversario, l'unico rimanente, e cercare di conquistarlo. Guardate come li hanno messi a far la guardia. Piccoli stronzetti, non vi potete mettere sulla strada tra il mio battaglione e il vostro checkpoint. Presto creperete tutti. Soltanto che non ho ancora ben capito dove sia questo checkpoint. Dovrebbe essere lì in mezzo alla neve. Dovrebbe essere qui vicino, perché sento sparare. Dovrebbe essere giù da queste cascate, magari anche vicino a dove abbiamo trovato la nostra trombetta da stadio. Eccoli là, li ho visti lì in fondo, piccoli sciacalli. Ora vengo a prendervi tutti. Ok, spero che anche il mio battaglione sia in marcia. Eccoli là, eccoli, siamo tutti pronti, tutti pronti ad assaltare il loro checkpoint. Quindi sarà veramente un'azione militare super mirata. Speriamo di fargli le chiappe, speriamo di riuscire a conquistare tutti e 5 i checkpoint e vincere questa partita a tavolino. Praticamente dovrebbero essere qui vicino. Ma che bravi, i miei commilitoni hanno appena conquistato il checkpoint, ma dannazione, i blu ne hanno un altro ancora. Ma vi pareva, ma porca miseria, adesso mi tocca pure andare a shottare l'ultimo checkpoint blu, che dovrebbe essere vicino al muro. Infatti qui in alto c'è una sorta di forte di ghiaccio super protetto, e lì, dannazione, muori, stupido blu che stava cercando di ritirarsi all'interno del suo forte di ghiaccio. C'è un checkpoint all'interno di questo fortificatissimo forte che adesso andremo ad assaltare insieme alla nostra squadra, quindi preparatevi per l'assalto della vita.
Eccoli, li vedo! Con la loro stupida bandiera blu! Ora presto, la toglierò dall'asta e... avete messo una guardia sul ponte! Andata la guardia! Eccoli là! Stanno provando a uscire al checkpoint! Smetragliateli tutti! Ok. Prendiamo copertura! Stanno arrivando i miei alleati! Perfetto, tutto calcolato! Muori! Tre sono andati giù sotto la potenza della mia mega mitragliatrice! E presto, gente! Presto conquisteremo anche quest'ultimo checkpoint e spero che sia quello definitivo! Altrimenti dovremo inseguirne un altro e tirarlo giù! Ok, lo sto conquistando! Piano, scendi! Bandiera blu, issati bandiera rossa. Ce la faremo? Dove sono i miei fottutissimi alleati? Stanno arrivando i nemici. Spicciatevi, ok, per fortuna un alleato è arrivato. Mi potrebbe aiutare a difendere questa cosa. Ce la fai oppure sei stupido? Oh, cacchio, ok, tutti sono crepati. Ok, tutto calcolato, tutto a posto. Stanno arrivando un sacco, ma porca miseria. Ma tempo che arrivano i miei alleati, arriva anche l'esercito degli unni avversario. Mio Dio, quanti sono? Mi è rimasta veramente poca vita, almeno così mi sembra dallo schermo. E wow, me la sono sudata un sacco, ma alla fine abbiamo conquistato anche questo checkpoint. A quanto pare abbiamo vinto 5-0. Nessuno può più spawnare all'interno di questa mappa. Penso che ormai la vittoria sia nostra, ma per qualche ragione dobbiamo ancora uccidere altri soldati blu, dato che appunto la modalità ci chiede di uccidere un sacco di soldati avversari. Quindi dobbiamo andare a caccia degli ultimi soldati rimanenti, shottarli e poi avremo vinto alla grande. Dove sono finiti questi stronzetti? Dai, sparategli tutto. Vedo che stanno diminuendo. Sì, ce l'abbiamo fatta. I miei commilitoni sono riusciti a arrangiarsi e uccidere i nostri avversari senza il mio aiuto. Che gioia, ce l'abbiamo fatta. Finalmente ho raggiunto il mio obiettivo di vincere per 5 checkpoint a 0, utilizzando anche tutte le armi super rare di Ravenfield. Guardate dove stavano sti stronzetti a camperare. Ah, eravate voi gli ultimi rimasti. Guardate, ora vi faccio saltare un po' e bye bye. Salutate tutti quanti, gente, perché questo era Ravenfield. Spero vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare tantissimi piace e commenti se volete altri video su questo splendido gioco, suggerendomi cose da fare e sperimentare in questo gioco malato di simulazione di battaglie. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao ciao!